This call is now being recorded. Buonasera, grazie a tutti gli intervenuti e grazie a Roberto per la disponibilità. Credo non abbia bisogno di presentazione, comunque ricordo che Roberto Fineschi è uno dei più importanti studiosi di Marx in Italia e anche nel mondo. Tant'è vero che è autore di saggi tradotti e pubblicati in diverse lingue in molte parti del mondo. È uno dei pochi italiani che conosce di prima mano i lavori della Megadue, cioè la nuova edizione critica delle opere di Marx, e poi è curatore di un'eccellente edizione del primo libro del Capitale, che tiene conto proprio degli avanzamenti filologici e anche delle nuove conoscenze testuali che ci sono rispetto al Capitale. E quindi la prima domanda riguarda proprio questa avventura editoriale. Di cui nel corso si è accennato, ma ci piacerebbe sapere direttamente da lui in cosa consistono questi lavori della Megadue e perché sono importanti. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Niente, ora Scania sei troppo buono. Già è tutto rosso, Capoferro, sì, anche me. Dunque, perché diciamo la Mega è così importante? Ma allora, un punto chiave è che, come dire, le opere di Marx sono in larga parte state lasciate inedite da Marx stesso, non ne ha pubblicate molte in realtà. E quindi la maggior parte di quelli che conosciamo sono frutto di edizioni a partire dallo stesso Capitale, il secondo e il terzo libro sono stati pubblicati da Engels, non so, poi tante altre opere, l'ideologia tedesca, i manoscritti, cosiddetti manoscritti del 44, cioè, sono tutte opere che sono state pubblicate dopo. E quindi, come dire, non, i veri, insomma, diciamo, la conoscenza dei testi effettivamente lasciati da Marx è importante perché, come dire, permette di bypassare l'attività editoriale di terzi e di leggere direttamente Marx. Ora, questo non perché necessariamente l'attività editoriale dei terzi sia stata, terribile o addirittura in malafede, come alcuni hanno, come dire, ipotizzato. In realtà molti di questi testi erano largamente incompleti, cioè erano ben lontani da una forma compiuta. E quindi chi li ha pubblicati come opere compiute ci ha messo un po' del suo perché non poteva fare altrimenti per pubblicarli come opere compiute. Ora questo, da un punto di vista dell'interpretazione, chiaramente ha delle conseguenze, perché tutta una serie di problemi che sono nati nel dibattito in parte sono emersi a partire da come questi testi sono stati pubblicati. Poi magari dopo possiamo fare anche degli esempi, insomma, se necessario. E quindi, grazie a questa edizione storico-critica, finalmente si possono vedere i propri testi di Marx, perché hanno pubblicato tutti i manoscritti originari da una parte, e anche le edizioni che ha fatto Engels, che hanno fatto altri, di questi testi originali. Quindi si possono sia leggere i testi originali, sia confrontarli con le opere poi pubblicate sulla base di questi. Ora, perché questa cosa può avere un senso, diciamo, al di là della semplice erudizione o, come dire, passione pidocchiosa del filologo? Non solo per questo, diciamo, anche soprattutto perché l'idea di fondo è vedere se, come dire, alcune delle domande, sia teoriche che storiche, che politiche, insomma, che sono rimaste senza risposta o alle quali si è cercato di rispondere, ma in una maniera che non ha funzionato bene, se attraverso, diciamo, la riappropriazione di questi testi marxiani si riesce a trovare una risposta alternativa, cioè, insomma, si riesce a trovare formulazioni più
marxiane, nel senso filologicamente più corrette, ma anche più efficaci, che ci permettono di trovare delle risposte ai quesiti che abbiamo noi, insomma, sia teorici, sia politici, eccetera, eccetera. In italiano, allora, quest'opera è una cosa di dimensioni spaventose, ora non si vede bene, io qua ce n'è un pezzo, insomma, il progetto complessivo è in 144 volumi, è in 114 volumi, tutti doppi, quindi sono 228 tomi, anzi in realtà sono ancora di più perché alcuni volumi sono in più tomi. È un'opera megalomane, si chiama Mega l'acronimo, Marx, Engels, Gesamtausgabe, è un'opera gigantesca. E in italiano abbiamo, come diceva Scane, abbiamo fatto una nuova edizione del primo libro in cui, per quanto riguarda il primo libro del Capitale, abbiamo cercato di tener conto di tutte le varianti possibili, che ci sono, almeno sono di quelle più importanti, che ci sono, per capire meglio il testo, ecco, non solo, lo ripeto di nuovo, cioè non per semplice, come dire, cruccio filologico, ma perché, secondo me, già la comprensione di queste varianti permette di impostare tante delle questioni tradizionali, per esempio la cosiddetta teoria del valore lavoro o altre questioni, la classe operaia o lavoratrice, insomma un sacco di questioni si possono riformulare in termini diversi. Sempre, ripeto, con l'idea di vedere se poi questa riformulazione ci permette di capire meglio, di rispondere meglio alle domande che abbiamo noi, insomma. Non so se ho risposto a Scanio, insomma. C'è il microfono spento, Scanio. Scusate, no, ha risposto. Diciamo, ci hai accennato brevemente al lavoro che hai fatto per il primo libro, però se ci vuoi dire qualcosa di più, per esempio, sulla traduzione hai fatto alcune scelte che secondo me sono piuttosto significative e che sgombrano il campo anche da equivoci che in passato ci sono stati. Per esempio, mi riferisco alla traduzione di Arbeiter, per esempio, che ecco, non voglio dirlo io, dici tu meglio le scelte che hai fatto. Vabbè, ora, questo, qui ci sono due questioni, diciamo, una è quella proprio della traduzione, una di come a partire da questa traduzione poi si possono sviluppare interpretazioni diverse. Allora, il discorso di Arbeiter è nelle vecchie traduzioni italiane, ma non solo italiane, insomma, nella stragrande maggioranza delle traduzioni in lingue occidentali. Se voi leggete il testo trovate sia lavoratore che operaio, trovate tutte e due le traduzioni. In realtà cioè, queste due parole in tedesco corrispondono a una parola sola, cioè in tedesco c'è sempre la stessa parola, che è Arbeiter. E Arbeiter letteralmente significa lavoratore, perché come dire, è come la R finale. E a Scania si sente un eco dal frigo. Dicevo, la IR finale è come tore in italiano, quindi so, lavoratore, lavorare, si toglie are, si mette tore, lavoratore, cioè è lo stesso meccanismo generativo della parola. E in tedesco Arbeiten significa lavorare, Arbeiter è il lavoratore. Ora, questo non significa che in alcuni passi effettivamente non significhi operaio, però quando nelle traduzioni vedete in certi casi operaio, in certi casi lavoratore, lì è il traduttore che ha scelto, capite? Non è che nel tedesco c'erano due parole diverse. Il traduttore ha lui deciso di distinguere. E in alcuni casi questa ambiguità di fondo è pesante, per esempio la Arbeiterklasse, cioè la classe dei lavoratori o operai, come si traduce? Capito? Queste sono le questioni di fondo. E quindi il problema fondamentale è qual è l'altro del capitale? Perché l'altro del capitale nel testo tedesco è il Lohnarbeiter, cioè il lavoratore salariato. Se voi traducete con operaio, chiaramente si riduce di molto la gamma di applicazione. Questo problema della doppia operaio-lavoratore, della doppia cosa, capite, non esiste nel testo originale. È questo il punto che bisogna
capire, secondo me. Nel testo originale c'è sempre la stessa parola, che è Arbeiter. E Marx usa Arbeiter quando parla sia del lavoratore medievale che ne so, che esegue la corvée nel campo del signorotto, ma e sia del Fabrik Arbeiter, cioè del lavoratore di fabbrica. Dice sempre Arbeiter. E quindi nella traduzione, per coerenza, proprio per evitare che il traduttore interpreti il testo senza dirlo e attraverso questa interpretazione non detta condizioni tutta l'interpretazione poi di chi legge il suo testo, abbiamo tradotto col lavoratore sempre, che è sicuramente la traduzione più coerente, lasciando poi all'interpretazione, diciamo, di chi vuole leggerci l'uno o l'altro. Però, ecco, non c'è nell'originale, questa è la questione di fondo. E anche qui poi, voglio dire, poi entrando nell'ambito dell'interpretazione, secondo me questa distinzione invece è proprio fondamentale, perché permette di riconfigurare la teoria dei soggetti storici in una maniera molto più aperta di quanto non fosse la vecchia impostazione della classe operaia come tale. Ora, se attacco a questo disco qui, chiacchierò mezz'ora a Scania, quindi non lo so, vuoi chiedermi più qualcosa o... Vabbè, diciamo che lasciamo a chi vuole approfondire la cosa magari la lettura di quello che ha scritto su questo argomento, ci basta per questo assaggio. Mi sembra importante un'altra cosa... che in alcuni tuoi scritti riporti parli di qua perché diciamo aiuta meglio a comprendere il metodo di Marx. Parli di quattro livelli di astrazione che sono presenti nella critica dell'economia politica. Non so se ce la fai a parlarne schematicamente per darci un'idea, diciamo, di quali sono questi quattro livelli. Sì, vabbè, ci proviamo, vediamo un po'. Allora, il discorso fondamentale però è qual è l'oggetto della teoria marxiana del capitale. Questa domanda si può rispondere, diciamo, in varie maniere, e non necessariamente sono alcune giuste e alcune sbagliate, però secondo me alcune sono più efficaci e anche coerenti con l'idea di fondo che aveva Marx. Ora, secondo me un'interpretazione possibile ma molto limitante è leggere il capitale come una specie di generalizzazione dello sviluppo storico del capitalismo e quindi sostanzialmente come una teorizzazione di quello che è successo. E quindi, che ne so, la prima parte della circolazione semplice viene letta come lo sviluppo del commercio, tutta la parte sulla sussunzione del lavoro sotto il capitale viene letta come una specie di ripensamento dello sviluppo storico della rivoluzione industriale, e l'antagonista viene interpretato come classe operaia tradizionale della fabbrica, eccetera, eccetera. C'è, diciamo, una lettura in qualche modo storicizzante, cioè che sostanzialmente vede nella teoria del capitale una specie di generalizzazione di quello che è successo, semplicemente, non una descrizione, ma un ripensamento abbastanza preciso di quello che via via è successo passo passo. Ora, questa cosa non è impossibile, però secondo me se noi la leggiamo in questa maniera... Oggi il capitale lo buttiamo nel secchio della spazzatura, perché siccome, diciamo, certe cose non ci sono più, o ci sono in forma molto diversa, uno sviluppo di questo tipo ci priva di una strumentazione più duttile, più efficace. Invece, secondo me, quello che Marx fa, soprattutto nelle prime versioni, perché poi man mano che va avanti aggiunge sempre di più esempi storici, però all'inizio ce n'erano molti meno. Quello che Marx fa è una teoria generale del modo di produzione capitalistico, cioè teorizza ad un livello di astrazione molto alto quali sono le leggi fondamentali del modo di produzione capitalistico.
queste leggi fondamentali sono proprio molto generali, cioè proprio quali sono le regole fondamentali di funzionamento, ma ad un livello di astrazione in cui non ci sono gli stati ancora, non c'è il commercio internazionale, non c'è il mercato mondiale, sono, diciamo, solo immaginati all'orizzonte, ma lui non arriva a quel livello così concreto. Quindi la teoria del modo di produzione capitalistico non descrive nessun capitalismo in particolare, ma come diciamo la fisiologia umana non descrive il funzionamento di nessun uomo in particolare, ma descrive, come dire, le astratte caratteristiche che si presume che tutti quanti più o meno abbiano in quanto esseri umani, in questo caso in quanto capitali, e quindi caratteristiche che si possono teorizzare a un livello generale molto alto. Ora, questo livello generale molto alto, voi avete letto anche il Capitale, Ascanio? No, non abbiamo fatto la lettura del Capitale, l'abbiamo solo illustrato. Allora, nel modo in cui articola proprio la teoria del Capitale, allora, Marx, secondo insomma, la mia interpretazione, sviluppa quattro gradini, quattro passaggi a livelli di astrazione via via più concreti. Nel primo teorizza la circolazione semplice in generale, che diciamo nel Capitale sarebbero i primi tre capitoli, più o meno, approssimativamente. Poi parla del capitale in generale, cioè di un livello di astrazione della teoria in cui sostanzialmente si assumono molte clausole di astrazione, cioè si eliminano dalla trattazione tutta una serie di complicazioni per trattare gli aspetti più generali. Ora, la più importante delle cose che si eliminano è la concorrenza, cioè in questo livello più generale non si considera il momento della realizzazione delle merci, e quindi sostanzialmente si assume che offerta e domanda siano uguali, insomma, sostanzialmente. Ora, questo limita molto l'analisi, perché chiaramente una delle questioni fondamentali del modo di produzione capitalistico è anche il problema della realizzazione. Questo è il secondo gradino. A un certo punto Marx inizia a considerare anche come il problema della realizzazione delle merci diventa fondamentale. E qui sviluppa un bel pezzo della sua teoria, la cosiddetta trasformazione dei valori in prezzi, secondo me si colloca a questo livello, come la questione della caduta tendenziale del saggio del profitto si colloca in parte a questo livello. Poi pensa un ulteriore gradino, che sarebbe il quarto, quindi il primo sarebbe la circolazione semplice in astratto, il secondo una trattazione in cui domanda e offerta si corrispondono, poi un terzo livello in cui invece si rimuove questa clausola e si inizia a considerare problemi di realizzazione, poi c'è un quarto livello che è quello del credito e del capitale fittizio, in cui accanto all'accumulazione capitalistica, l'accumulazione diciamo materiale vera e propria, si sviluppa una teoria dell'accumulazione fittizia, e come questa teoria dell'accumulazione fittizia retroagisce o interagisce con quella reale. Questo è il suo progetto generale della teoria generale del capitale, e qui ancora non c'è una teoria vera e propria dello Stato, non c'è una teoria vera e propria del commercio internazionale, non c'è una teoria vera e propria del mercato mondiale, quindi è comunque molto astratta. Però diciamo, se prendiamo questi livelli di astrazione nella loro astrattezza, le linee di tendenza di fondo che Marx indica a livello epocale, a livello di lunghissimo periodo, sono quasi tutte confermate, cioè questa è la cosa veramente straordinaria, perché a questo livello di astrazione molto alto, epocale, Marx le azzecca quasi tutte sostanzialmente, perché azzecca, insomma, diciamo, teorizza, ora dico azzecca così, insomma, per scherzare, cioè teorizza che cosa? La mondializzazione. Secondo la teoria di Marx, quella che viene chiamata globalizzazione, ma che in realtà è l'integrazione mondiale della riproduzione umana, diventa realtà. E lui questo lo dice nel 1857, cioè quando questo processo era, come dire,
ai blocchi di partenza quasi, insomma, ecco, era poco più che iniziato, quindi ci ha preso, ma con larghissimo anticipo. Poi che cosa teorizza? Teorizza un aumento della produttività del lavoro di dimensioni vertiginose. Insomma, anche qui, evidentemente, ha spiegato una cosa che si è effettivamente realizzata. A dispetto di quanto molti marxisti dicono, teorizza la finanziarizzazione dell'economia, perché l'ultimo livello della sua analisi è proprio il capitale fittizio, cioè secondo lui il capitale fittizio era l'ultima forma di sviluppo sempre a questo astrattissimo livello di trattazione, era l'ultima forma di sviluppo della teoria generale del capitale. Ma poi azzecca un sacco di cose, azzecca l'esplosione della disoccupazione, il fatto che l'esercito industriale di riserva diventi via via esponenzialmente più grande. Poi cosa voglio dire? Ah, sì, la teoria della crisi. La sua è una teoria in cui la crisi è normalissima. Se la confrontiamo con le teorie mainstream, che la crisi non sanno neanche che cos'è, oppure no, la considerano frizionale o accessoria, almeno insomma, nelle versioni più mainstream. Invece la teoria di Marx spiega questo fenomeno, ti dice perché c'è la crisi, ti dice perché c'è il conflitto sociale. Cioè, voglio dire, è una teoria che, considerata in queste sue linee generali, ha previsto, ora non voglio dire che è l'unica, diciamo è una delle poche, che ha previsto le tendenze di lunghissimo periodo del modello di produzione capitalistico con un anticipo impressionante. E quindi, perché insisto su questi livelli di astrazione? Perché questo funziona se cogliamo quello che è veramente, cioè una teoria generale del modo di produzione capitalistico, che non parla specificamente del capitalismo inglese dell'Ottocento, del capitalismo italiano del XXI secolo, ma che appunto delinea le caratteristiche generali, fondamentali di tutti i capitalismi da un certo punto di vista. Quindi, da una parte è molto efficace nella previsione di lungo periodo. Il problema è riuscire, il problema, insomma, una delle questioni aperte è riuscire da questa analisi molto efficace delle linee di fondo, riuscire a concretizzare l'analisi, sviluppando questa teoria, in modo tale da avere poi categorie più operative, cioè che consentano a chi agisce non nell'etereo mondo del modo di produzione capitalistico in astratto, ma oggi, diciamo in Italia, nel XXI secolo, all'interno del capitalismo italiano integrato in quello europeo, integrato in quello mondiale, eccetera, eccetera, appunto delle categorie più operative. Questa è una delle sfide aperte davanti ai teorici del capitale. Sì, grazie. A proposito di questa lettura non storicizzata della critica dell'economia politica, mi viene di pensare alla distinzione che tu in alcuni tuoi saggi hai teso a evidenziare tra le forme generali diciamo, dello sfruttamento del lavoro. Le figure storiche, anzi, le figure storiche che invece si sono presentate e che Marx tratta, ma a scopo illustrativo della sua teoria, no? Come la teoria. Ecco, queste, diciamo, anche il movimento comunista novecentesco, secondo me, non ha considerato sufficientemente questa distinzione. E forse anche per questo, questa può essere anche una delle cause della sua crisi. Ora, di queste cose ne abbiamo già un po' trattato nel corso delle lezioni, però mi piacerebbe, diciamo, sentire da te questa diversa lettura. Che strumenti ci fornisce che siano spendibili per la lotta politica e per la definizione, diciamo, della classe antagonista al capitale?
Non so se, ho reso, se mi sono spiegato bene. Dunque, questa distinzione di fondo tra forme e figure, insomma, l'idea di fondo è questa, cioè che praticamente nella teoria generale del modo di produzione capitalistico si sviluppano delle forme, cioè delle modalità generali attraverso cui il processo lavorativo si realizza, che possono storicamente avere molte figure diverse, cioè che non necessariamente corrispondono a una sola realtà storica. Per esempio, l'idea di fondo, per esempio, è che tutta la parte sulla sussunzione reale del processo lavorativo sotto il capitale, no? Se noi non distinguiamo tra forme e figure, qual è il problema? Il problema è che in un momento storico preciso abbiamo una concretezza incredibile, abbiamo la cooperazione, abbiamo il lavoratore manifatturiero, abbiamo l'operaio di fabbrica, quindi, come dire, abbiamo davanti a noi il soggetto già incarnato, no? Quindi sembra tutto pronto, tutto fatto, però qual è il problema? È che se poi queste figure tramontano e noi non abbiamo distinto tra forme e figure, il tramonto di queste figure ci fa scomparire tutta la nostra strumentazione teorica, perché funzionava solo con l'operaio e non funziona con altre figure. Il mio tentativo è cercare di salvare la teoria da questo, diciamo, da questo inconveniente. Ma secondo me, ora non è che io lo faccio per certo, secondo me ci sono dei buoni motivi. Perché quello che Marx sviluppa come forme sono le seguenti caratteristiche, secondo me. Cioè, nel modo di produzione capitalistico, l'attività lavorativa si trasforma, a prescindere dalle figure storiche, cioè in generale, in un'attività cooperativa. Questo in generale è comune, diciamo, parziale, nel senso che chi realizza l'attività lavorativa non fa più tutta l'opera, ma ne fa solo un pezzettino, appendicizzata, cioè addirittura che chi realizza l'opera non solo le fa solo un pezzettino, ma lo fa in una posizione subordinata tale per cui la sua, diciamo, il suo contributo soggettivo diventa sempre più formalistico, alla fine tendenzialmente sostituibile da una macchina, tanto si è formalizzato. Queste modalità e tutto questo processo avviene dopo uno scambio, dopo una vendita della forza lavoro, sia questa nella forma tradizionale del lavoratore dipendente, ma sia anche nella forma del neocottimo, del neocaporalato, che veniamo con tutti questi lavori smart o flessibili che mascherano il rapporto, e avviene come momento della valorizzazione del capitale. Queste caratteristiche funzionano solo con l'operaio di fabbrica? No, no, non è così. Funzionano in una miriade di casi, e quindi l'operaio di fabbrica è una figura storica in cui, in un momento storico determinato, queste forme si sono, diciamo, incarnate, tra virgolette. Cioè è stato un momento storico in cui effettivamente, quelle figure erano le rappresentanti delle forme. Se però noi distinguiamo tra forme e figure, il venir meno di certe figure non significa il venir meno delle forme. E se le forme sono queste, cioè quelle che dicevo prima, insomma, il carattere cooperativo, parziale, appendicizzato, subordinazione alla valorizzazione, pagamento in salario in qualunque forma mascherata lo vogliamo presentare, ma questo funziona oggi pari pari come funzionava prima. Cioè queste sono tutte, è una categorizzazione che si applica ad amplissimo spettro a tutta una serie di figure di lavoratori che prima erano impensabili insieme, no? Si applicano tanto a chi lavora nell'ufficio quanto a chi lavora nella fabbrica o a chi lavora come rider per Foodora e quindi creano le condizioni teoriche per creare un fronte unico di una vasta soggettualità possibile che ha funzionalmente interessi comuni, che sta funzionalmente dalla stessa parte. Questo è il punto. Questo, allora, Ascanio diceva, un limite storico del movimento comunista è stato quello di non capire questa distinzione. Io sono d'accordo, diciamo. Ci vedo una difficoltà proprio, anche più, una difficoltà consistente, ma perché? Perché a livello politico
si agisce con le figure, cioè se io devo organizzare un partito politico, un movimento politico, qualunque cosa vogliate, con delle finalità politiche, non è che, cioè, le forme mi servono come precondizione, ma per trovare le figure, perché io è alle figure che parlo, è con le figure che interagisco, capite? Perché questi soggetti non sono astratti, sono sempre storicamente determinati, sono in carne ed ossa, fanno un'attività non solo formalmente con quelle caratteristiche, ma anche con un contenuto determinato. E quindi è inevitabile che storicamente il Partito Comunista si sia rivolto agli operai e ai contadini. Perché? Perché in quel momento le figure erano quelle, era giusto che facesse così, cioè era legittimo, diciamo, era giusto e legittimo. Ora, quello che secondo me noi oggi possiamo fare è capire la differenza e individuare le nuove figure storiche che incarnano le nuove forme. E questo chiaramente è un lavoro complesso, è un lavoro che non è che basta dirlo per farlo, insomma. Però con questa distinzione in mente abbiamo delle categorie operative per farlo questo lavoro, capite? Non dobbiamo reinventare la ruota. Se invece non distinguiamo tra forme e figure e buttiamo via tutto quanto, dobbiamo reinventare la ruota, cioè dobbiamo ripartire dal nome del padre, insomma, ed è assurdo perché le caratteristiche formali del lavoro sono esattamente quelle che indica Marx, cioè funzionano, individuate in quei termini, funzionano esattamente. Ora non so quando uscirà quel secondo pezzo proprio sulla città futura che ho mandato a Scanio. Si parla proprio di questo, ora se poi volete approfondire il tema, diciamo quello può essere un punto di partenza. Sì, credo che uscirà non sabato ora, ma il sabato successivo, il 23. Dunque, sei entrato nel dis un discorso a cui avevo pensato, rispetto al quale avevo pensato di farti una domanda, e quindi diciamo in gran parte hai già risposto, no? Siccome appunto, come dicevi all'inizio, Marx non ha potuto sviluppare, andare oltre un certo livello di astrazione, non ha parlato del mercato mondiale, non ha parlato di diverse cose, e il capitolo sulle classi è il capitolo finale che dopo nemmeno una pagina e mezzo si interrompe. Engels scrive qui il manoscritto, si interrompe e in quella paginetta e mezzo dice alcuni principi abbastanza generali, ma non ci diciamo, non ci è molto utile per questo discorso che facevi dell'individuazione dei soggetti, diciamo. Antagonisti a Capitale. Quindi, ecco, in parte l'ha già detto, ma siccome poi la teoria e la prassi deve essere strettamente legata alla teoria, e quindi c'è bisogno di approfondire, secondo te quali suggerimenti potrebbero essere utili per un approccio, diciamo, alla prassi politica che consenta appunto di costruire il blocco sociale che possa, diciamo, pensare al superamento del modo di produzione capitalista. Allora, se tu mi fai delle domande a cui non è facile rispondere. Vabbè, allora continuo la risposta di prima, diciamo, perché da un certo punto di vista il discorso si complica ulteriormente. Allora, queste figure che indicavo prima non completano il quadro. Perché? Perché secondo me queste forme, queste figure descrivono le modalità di lavoro e quindi l'individuazione di un potenziale soggetto antagonistico più ampio nel contesto di, del, um,
di chi è attivo, cioè di chi lavora effettivamente. Secondo me, la teoria di Marx permette di pensare complicazioni ulteriori, complicazioni che si stanno verificando in questo momento, tra l'altro. Quali sono queste complicazioni ulteriori? Allora, proprio per la dinamica del plusvalore relativo, il modo di produzione capitalistico sempre più spinge sull'aumento della produttività del lavoro, sempre più aumenta la composizione tecnica e poi in maniera de derivata la composizione organica di capitale, e quindi quello che fa, contraddittoriamente, è creare una pletora di disoccupati immensa. Non solo immensa, ma non più assorbibile. Cioè, questa è la cosa veramente di fondo. Il modo di produzione capitalistico è talmente avanzato da un punto di vista produttivo che ha bisogno sem di sempre meno lavoratori attivi. La frontiera di questo è davanti ai nostri occhi, perché mentre questo una volta riguardava, diciamo, all'inizio l'operaio che faceva, o il cavallo, insomma, che faceva girare la ruota, poi il tessitore che girava, ma che muoveva il telaio, che girava come si chiama, il fuso. Ora stiamo arrivando a livelli di automazione, grazie all'intelligenza artificiale, che sempre più riguardano lavori intellettuali. Ci sono i computer che fanno i giornalisti, ci sono i computer che fanno i mezzi avvocati. Il livello di sviluppo del software e il livello di sostituzione del lavoro vivo nel processo lavorativo sta investendo tutte le gambe di lavoro. Quindi, se il modo di produzione capitalistico produce nello stesso Occidente una pletora gigantesca di lavoratori non più necessari, in un quadro politico di antagonismo, noi dobbiamo capire come questa massa di persone che non lavora o che vive di espedienti o che vive in qualche maniera parassitariamente, nel senso che in qualche modo vive, ma non vive produttivamente, cioè non contribuisce alla materiale riproduzione sociale. Perché esistono? Beh, esistono proprio a causa del modo di produzione capitalistico. Cioè, questo è un punto nodale. Cioè, la disoccupazione di massa e la risoluzione della disoccupazione di massa è prodotta e risolvibile a causa di, andando oltre, il modo di produzione capitalistico. Cioè, la massa di disoccupati. Però il problema è che questa massa di disoccupati, che non ha mai lavorato, che ha sempre lavorato in una maniera precaria o diciamo irregolare, non si percepisce come membro di una classe, si percepisce come un atomo isolato, si percepisce come un individuo, perché gran parte della sua vita è quella dell'individuo. Capite? Questa è un'altra delle trasformazioni epocali del modo di produzione capitalistico. Quando avevamo la figura dell'operaio di massa, gli operai si riconoscevano a occhio, no? Erano tutti nello stesso posto, vestiti uguali, lavoravano uno a fianco all'altro, cioè era fin troppo facile percepirsi come una unità, come qualcosa che condivideva elementi fondamentali. E ora dobbiamo far capire a chi vive di sussidio, a chi lavora come rider di Foodora, a chi lavora nel call center in India e a chi è ancora un operaio di fabbrica, che sono la stessa cosa, cioè che funzionalmente realizzano la stessa attività oppure sono disoccupati proprio per la funzionalità di come funziona il modo di produzione capitalistico. Questa è la sfida gigantesca che sta di fronte a un'organizzazione politica, cioè ricomporre qualcosa che la dinamica produttiva polverizza. Perché come funziona la dinamica produttiva ora? Polverizza l'unità dei lavoratori. Però la teoria, se compresa nei termini in cui dicevo io, permette di argomentare che per quanto apparentemente diversi, per quanto apparentemente più scollegati tra sé che si possa, in realtà funzionalmente fanno la stessa cosa. Cioè, valorizzano il capitale, lo fanno nelle forme che dicevo, eccetera, eccetera. Quindi questo è un primo punto, vedere come la polverizzazione del lavoro possa essere ricomposta a unità attraverso, diciamo, questa distinzione di forme e figure.
capire come la massa di disoccupati che si percepisce come individuo sente di più le sirene dell'individualismo che della classe, ma non perché sono stupidi o ideologizzati, perché vivono come individui, perché praticano la loro vita sostanzialmente come individui. E quindi è facile che cadano nella retorica dell'individualismo o della somma del gruppo come somma di individui e non come classe funzionale. Quindi un movimento politico deve lottare contro questa apparenza, però non è un'apparenza di sogno, è un'apparenza che si produce proprio perché in qualche modo corrisponde alla loro prassi vitale. E per questo è così insidiosa, e per questo è anche così efficace nell'ideologia reazionaria, perché suonano delle sirene che loro sentono vicine, praticamente. E poi esiste un terzo, quindi questi sono due livelli, gli occupati, i disoccupati in Occidente, ma poi esiste un terzo livello, secondo me, che è fondamentale. I paesi che solo, diciamo, in maniera tangenziale o assolutamente subordinata entrano in contatto con il modo di produzione capitalistico. Perché il modo di produzione capitalistico è entrato in una fase di, diciamo, sovraccumulazione tale o di composizione organica così sbilanciata che non riesce a espandersi più, che non riesce a valorizzare il capitale e riesce a farlo solo di rapina o in larga parte di rapina. Di rapina vuol dire, ora, anche lo sfruttamento tradizionale è una rapina, intendiamoci bene, però di rapina anche in termini borghesi, cioè vanno nei posti e prendono le cose, insomma, in quel senso lì, cioè invadono un paese o lo subordinano politicamente per rubargli le materie prime, eccetera, eccetera. Mentre prima questo lo facevano in parallelo allo sviluppo del modello di produzione capitalistico, ora lo fanno in maniera predominante. Questi paesi che subiscono questo imperialismo, insomma, chiamiamolo come lo vogliamo chiamare, mai vivranno la fase progressiva del modo di produzione capitalistico. Cioè, mentre in Occidente abbiamo vissuto anche la fase progressiva del modo di produzione capitalistico, prima che questo si, come dire, avvolgesse nelle proprie contraddizioni in maniera drammatica, In larghe parti del mondo questo non avverrà mai, cioè si sono beccati prima il colonialismo e poi il capitalismo in crisi direttamente, senza passare dalla parte progressiva. Le popolazioni che vivono in questi paesi non sono passate attraverso le democrazie liberali o borghesi, cioè non hanno un'esperienza di diritti personali in senso positivo. Per loro i diritti che gli arrivano dall'Occidente gli suonano imperialismo immediatamente, non esiste per loro una dimensione positiva di questa esperienza. E infatti, se andate, ora io frequentemente, insomma, occasionalmente vado in Messico, e lì c'è tutta la questione del campesinato che si sviluppa in termini radicalmente antimoderni, non anticapitalistici e basta, proprio antimoderni, cioè rifiutano in blocco non solo gli aspetti perversi del modo di produzione capitalistico, ma anche le acquisizioni storiche del modo di produzione capitalistico, a partire dalla produttività per arrivare alla medicina, alla scienza, alla democrazia in senso occidentale, nella misura in cui questa ha una dimensione progressiva, come diritti individuali, libertà di pensiero, eccetera, eccetera. La rifiutano tout court, in blocco. Un soggetto antagonista mondiale può escludere queste figure, questi popoli? Beh, io credo di no, non li può escludere, perché sono una parte impressionante della popolazione mondiale. E questa è un'ulteriore sfida, per la quale io non ho assolutamente la risposta. Però ecco, l'articolazione mondiale di classe, secondo me, ha almeno a livello super generale questi tre gradini. Cioè le forme di sfruttamento di chi lavora in Occidente, le forme di disoccupazione di massa in Occidente, che sono prodotto dello stesso processo, ma che producono, come dire, un'ideologia individualistica, e poi una massa di individui
mai hanno attraversato questa fase, la fase progressiva del modello di produzione capitalistico, e si trovano, come dire, chi cerca di organizzarli, questa composita soggettività, e si trova attanagliato da contraddizioni gigantesche. Prendiamo anche i casi di alcuni governi in America Latina, che appunto si trovano da una parte gli indios o i campesinos e dall'altra la classe operaia tradizionale. Ecco, ricomporre questi soggetti è la sfida. E io non ho la risposta, ahimè. Però, per come la imposto io, intanto si riconosce chi sono, ecco, e si riconosce chi sono in un contesto teorico del modo di riproduzione capitalistico di Marx. E quindi, di nuovo, non si reinventa la pietra, ma si cerca di andare avanti da un certo punto. Grazie. Verrei un argomento più semplice, anche se nel corso nostro se ne è discusso molto, e anche con punti di vista diversi. È la questione a cui avevi accennato all'inizio del capitale fittizio, mm-hmm. e della finanza. Si tratta di capire che ruolo giocano nella spiegazione della crisi economica, che ruolo giocano nella spiegazione della crisi economica. Vabbè, ora io non sono un economista finanziario, quindi diciamo non so dare le risposte adeguate. Però quello che secondo me ha in mente Marx, quando pensa a questa cosa, è, come dire, innanzitutto spiegare come la dimensione fittizia non sia scollegata da quella reale. Anzi, è una risposta, è uno sviluppo della dinamica di accumulazione reale. Le due dinamiche, secondo me, diciamo, Marx tratta questa cosa nell'ultima parte del manoscritto del terzo libro. Questo è un testo del 64-65, quindi è un testo, diciamo, Marx è morto nell'83, quindi anche dal punto di vista della sua biografia personale è un testo che non è vecchio, però non è aggiornato quantomeno alle versioni finali del primo libro e dello sviluppo del secondo libro. È la parte più invecchiata della teoria. Lui, questa idea del capitale fittizio come ultimo gradino dello sviluppo della teoria del capitale, ce l'ha già dal 57. Quindi, ce l'ha, secondo lui, il capitale va a finire lì, va a finire nello sviluppo della dimensione fittizia. Però questa teoria la sviluppa solo per la prima volta nel 64-65 e in una maniera abbastanza abbozzata. Perché? Ma anche perché, come dire, ai tempi di Marx era sicuramente la dimensione meno sviluppata rispetto a quelle che tratta. L'incredibile sviluppo, diciamo, del capitale fittizio e di tutta la sua strumentazione, anche della sua, diciamo, ingegneria interna, che si è avuta negli ultimi decenni, era, agino, in penso, difficilmente immaginabile al tempo di Marx. Però le coordinate generali che ci dà, secondo me, fanno da quadro a un possibile ulteriore approfondimento che è necessario fare, perché Marx non l'ha fatto. Allora, secondo Marx, sostanzialmente, l'accumulazione reale, l'accumulazione fittizia, in parte si sviluppano separatamente. Cioè l'accumulazione fittizia sembra muoversi indipendentemente nel mercato azionario, che include le cedole di credito, le azioni vere e proprie, insomma, i vari elementi della strumentazione finanziaria che esistevano al suo tempo, lui ce le mette tutti dentro, insomma, poi dopo si sono sviluppate ulteriormente nelle note forme contemporanee. Però, insomma, lui quello che ci aveva ce lo mette. Queste sembrano da una parte svilupparsi indipendentemente. Però, secondo Marx, il motivo per cui, e quindi, come dire, tra l'accumulazione reale e l'accumulazione fittizia, c'è una specie di, come dire, di
di cuscinetto nel mezzo, cioè c'è un distanziamento che a seconda delle fasi dell'accumulazione reale e dell'accumulazione fittizia può prevedere diverse forme di corrispondenza. Cioè non necessariamente che ne so, un basso o alto tasso di interesse corrisponde necessariamente a una situazione unica nell'accumulazione reale. Cioè sono possibili più situazioni di accumulazione reale che corrispondono a diverse situazioni di accumulazione fittizia. Secondo Marx, alla fine quello che comanda è l'accumulazione reale, cioè le crisi reali sono quelle più grandi, le conflagrazioni più... come dire, che hanno conseguenze più devastanti, diciamo così. Però questo non significa che non siano possibili crisi finanziarie senza una profondissima crisi reale. Cioè c'è, come dicevo, un cuscinetto nel mezzo che permette di pensare un distanziamento dei processi finanziari rispetto a quelli reali e in una certa misura una loro indipendenza. Questo determina delle complicazioni che Marx non pensa, ma che dobbiamo pensare invece. Per esempio, no? Lui dice che ne so, se cambiano di mano le azioni o se si gonfiano le azioni, non è che aumenta la ricchezza reale resta la stessa, cambia solo la proporzione di corrispondenza tra la grandezza reale e la grandezza fittizia. Quindi in questo senso lui dice la legge del valore non viene modificata. E ha ragione, cioè diciamo degli spostamenti di proprietà di pacchetti azionari di per sé non cambiano la quantità corrispondente di valore, diciamo. Quindi in questo senso lui si accontenta, però da un punto di vista nostro, per andare avanti nella teoria, dobbiamo considerare che però questi spostamenti è vero che non alterano le grandezze di valore, però alterano le modalità di riproduzione. Perché chiaramente se abbiamo processi di centralizzazione o di cambiamento di proprietà, poi chi decide come reinvestire questi soldi o la scala su cui diciamo, reinveste, questo determina la produzione reale e questo va a determinare i processi reali obiettivi. Quindi questo è, come dire, un campo, è uno dei campi più aperti in cui bisogna andare avanti nella teoria. Però le premesse che secondo me ci dà Marx sono queste. L'idea di una corrispondenza estremamente mediata tra accumulazione reale e accumulazione fittizia. Le modalità in cui sono possibili crisi, diciamo subcrisi fittizie rispetto alle crisi reali, sono variegate. E io anche qui io non ho la risposta, cioè, è una delle cose che voglio studiare nel futuro. Però ecco, questa secondo me è una delle direzioni di ricerca. Perché, di nuovo, se questo non cambia le grandezze di valore, però cambia i processi gestionali della riproduzione sociale. E questo è un fattore economico e è chiaramente anche un fattore politico, perché come dire, caratterizza il nemico di classe in una maniera in maniera diversa, evidentemente. Chi è che lo gestisce questi processi di raggruppamento finanziario, eccetera, eccetera. Quindi anche il rapporto tra piccolo e grande azionista, insomma, si possono mettere nello stesso sacco oppure vanno distinti, perché il piccolo azionista può anche essere l'operaio, in teoria, no? Quindi qui, diciamo, c'è da fare, secondo me, tutta una serie di analisi e ricostruzioni che io al momento non ho fatto e quindi non so rispondere nel dettaglio. Però queste, secondo me, sono le premesse. Cioè, per rispondere in termini marxiani bisogna sviluppare delle teorie cuscinetto che permettano di spiegare le mediazioni tra l'accumulazione reale e quella fittizia. Marx nel Capitale pone il problema. E pone l'idea di base, cioè che le due accumulazioni possono avere cicli discordanti, non si corrispondono necessariamente nel loro ciclo di sviluppo, e questo determina delle interrelazioni anche apparentemente simili, ma in realtà diverse perché corrispondono a fasi diverse dei rispettivi cicli. Lui si ferma qui e noi dobbiamo andare avanti. Sì, ti farei un'ultima domanda, di modo che,
sia possibile anche il dibattito, perché penso che i tuoi interventi abbiano senz'altro stimolato i compagni a intervenire. E la solita domanda del tema ormai discusso dalla pubblicazione del terzo libro in poi, si è detto di tutto a questo proposito, è una polemica lunga, su cui però credo che la Mega 2 in qualche modo ci consenta di uscirne. È la questione della trasformazione dei valori in prezzi di produzione. So che rispetto a questo problema tu hai una visione abbastanza, diciamo, abbastanza tua, abbastanza originale, che però si aggancia anche alle novità testuali, alle interpretazioni degli scritti della dell'economia politica di Marx. Quindi, diciamo, se ci vuoi raccontare qual è secondo te il modo giusto per ricostruire correttamente questo procedimento di trasformazione, te ne saremmo grati. Sì, ora ci provo brevemente, anche questa sarebbe una relazione di un paio d'ore. Secondo me la questione, allora, nel dibattito, impostata nei termini tradizionali, la questione è quella là. Diciamo, se partiamo dalle premesse tradizionali, secondo me quello che si è detto è quello che si poteva dire. Insomma, il capitolo è chiuso in quei termini lì, insomma. A partire, insomma, Sraffa, Steadman, poi Garegnani in Italia, insomma, partendo dalle premesse tradizionali si va a finire lì. Non ci sono grosse, cioè, non ci sono grosse discussioni. Insomma, anche le alternative, questa New Solution che hanno proposto Dumesnil, Foley, Mosley, hanno un po' invece che affrettata, l'hanno fatta strapazzata, però insomma è la stessa ricetta, diciamo. La mia opinione è che sono sbagliate le premesse, questa è la mia. Cioè, secondo me una ricostruzione testuale precisa mostra che le premesse da cui muove questa interpretazione tradizionale non stanno in piedi. Ora, cerco di farla il più breve possibile. L'impostazione tradizionale del problema della trasformazione non è che legge Marx, legge sostanzialmente 15 pagine di Marx. Cioè i primi due paragrafi del primo libro e il nono capitolo del terzo libro, è tutto lì. Se voi prendete i primi due paragrafi del primo libro e il nono capitolo del terzo libro nell'edizione engelsiana, il problema della trasformazione è quello tradizionale, a quella soluzione lì, a quel contesto lì, le posizioni possibili sono quelle che si sono dette e è finita la storia. Se invece leggete tutto, la questione è parecchio, secondo me è parecchio diversa. Perché? Allora, innanzitutto perché il problema non è la trasformazione dei valori in prezzi, perché i valori in prezzi sono già trasformati alla fine del primo libro del Capitale, alla fine del primo capitolo del primo libro del Capitale. La forma di prezzo del valore è alla fine della forma di valore, è merce e denaro. Quindi il problema in questi termini è mal posto. Perché è mal posto? Proprio perché i prezzi già ci sono. La questione del primo libro non è tanto che i valori non sono trasformati in prezzi. La questione del primo libro è che valori e prezzi coincidono perfettamente. Ma perché coincidono? Perché? Perché si assume che non ci sia nessun problema di realizzazione, cioè che domanda e offerta si corrispondano. Ora, se voi assumete che domanda e offerta si corrispondano, la produzione individuale privata è automaticamente sociale. Ma perché? Perché assumo che tutto quello che produco lo vendo. Quindi il tempo di lavoro che io ho utilizzato privatamente è automaticamente sociale, perché già do per scontato che lo vendo. Ma questa corrispondenza esiste solo a questa condizione, cioè che domanda e offerta si corrispondano.
Se non è così, la questione del lavoro socialmente necessario è una questione che deve includere il problema della realizzazione delle merci. Ed è quello che Marx fa nel capitolo 10 del terzo libro. Nel dibattito tradizionale, il paragrafo sulla forma di valore non lo leggono, perché si fermano al secondo e quello è il terzo. Nel terzo libro prendono solo il nono capitolo, non prendono il 10, e quindi questi termini del discorso per loro non esistono nemmeno. Cioè, il dibattito tradizionale praticamente decide di prendere solo un pezzo della storia, cancella completamente l'altro pezzo e quindi affronta la questione in quei termini. Ora, secondo me, questo è filologicamente insensato, cioè non ha nessuna legittimazione filologica. Se leggiamo tutto quanto, vediamo, come vi dicevo, che i valori in prezzi sono già trasformati nel primo capitolo del primo libro del Capitale, nel terzo paragrafo, e che il problema fondamentale del terzo, uno dei problemi fondamentali del terzo libro è vedere come la realizzazione comporta un ripensamento della categoria del valore. E infatti Marx, nel decimo capitolo, parla del valore di mercato, che è la nuova determinazione del valore a livello di astrazione della concorrenza. Nel dibattito tradizionale, siccome non considerano proprio il decimo capitolo, non esiste la concorrenza, non esiste il valore di mercato. Se voi guardate tutti i contributi sulla trasformazione dei termini tradizionali, vedrete che queste categorie non esistono. Ma perché non devono esistere? Perché Marx ce le mette. Quindi, diciamo, la critica di fondo all'interpretazione tradizionale è che cancella mezzo testo, considera solo un pezzettino. Se lo consideriamo tutto, come si risolve il problema della trasformazione? Allora, il problema della trasformazione in realtà è il problema della rideterminazione della categoria del valore una volta che rimuoviamo la clausola d'astrazione per cui domanda e offerta si corrispondono. E quindi dobbiamo considerare il problema della realizzazione. Marx chiama questa categoria, come ho detto, valore di mercato. Che cos'è il valore di mercato? Allora, il valore di mercato non è solo, è il lavoro socialmente necessario che si determina attraverso la realizzazione del lavoro che produce la quantità necessaria a soddisfare la domanda ordinaria. Quindi non c'è un'idea di realizzazione automatica, ma c'è un'idea di, come dire, un livello ordinario di domanda che come tale non è eterno, non è sempre lo stesso, ma è dato una volta che si è data una certa configurazione della riproduzione sociale. Diciamo una volta che abbiamo un livello di equilibrio di medio periodo, diciamo così. Un livello di equilibrio di medio periodo dà delle grandezze di riferimento che però, capite, non implicano che in quel momento ci sia solo un saggio del profitto, ma questa cosa si sviluppa nel tempo. Cioè, il saggio medio del profitto non si dà identico, uguale per tutti i capitali simultaneamente in un momento. Questo, di nuovo, è l'altro errore del dibattito tradizionale. Cioè, l'idea che in un solo momento, simultaneamente, tutte le grandezze si debbano de co-determinare per dare in quell'istante un saggio medio del profitto che determini non solo il saggio medio del profitto, ma anche simultaneamente tutte le grandezze di valore di tutti gli input, non solo degli output. Quindi si deve dare tutto simultaneamente. Questo non solo non è necessario, ma è praticamente senza senso, perché non è quello che succede nella realtà. Nella realtà non c'è un solo saggio del profitto, ci sono vari saggi del profitto e c'è una dinamica di concorrenza, di migrazione di capitali verso i rami produttivi che hanno più alto saggio, che danno più alto saggio del profitto. Quindi non solo è teoricamente limitato, ma è anche praticamente poco corrispondente al vero. Invece nel decimo capitolo, se ve lo
guardate e rileggete, vedrete che Marx parla proprio di questo, parla della trasmigrazione dei capitali, parla dei livelli medi di profitto come dei risultati dinamici che si raggiungono nel medio e nel lungo termine e che non sono mai definitivi, che si ridefiniscono ogni volta che si ridefinisce una configurazione di domanda e offerta a livello generale del mercato. Cioè una volta che si dà un nuovo equilibrio, diciamo, di medio e poi di lungo termine. Ora, quando uno dice questa cosa, la critica che ti fanno è no, allora tu stai dicendo che è la circolazione che determina i valori. Non è così, non è niente affatto in questa maniera. Perché una cosa, diciamo, è il cambiamento, come dire, frizionale che può accadere contingentemente, per cui, che ne so, un capitalista si appropria di più plusvalore o di meno plusvalore rispetto a quello che gli spetta. Una cosa sono le configurazioni di medio e lungo periodo. Cioè, che il cambiamento della domanda determini il cambiamento di una configurazione non significa che è il mercato che altera le grandezze di valore. Il mercato impone un cambiamento della riconfigurazione delle grandezze di valore. Quindi dall'input al cambiamento, ma poi le grandezze di valore al nuovo livello di equilibrio risaranno nuovamente determinate dalla produzione, esattamente come prima. E nel passaggio non è che, come dire, il mercato ha prodotto o ha cancellato valore, ma lo ha semplicemente ridistribuito da uno a un altro senza che questo abbia, cambiato le grandezze assolute. Se si mette in questi termini che propongo io, uno, non c'è nessun problema di trasformazione nei termini tradizionali, e due, abbiamo una teoria della dinamica di mercato che ci serve molto di più del trabiccolo formale, vecchio, della determinazione simultanea dei valori, che da un punto di vista di interpretazione economico non ci serve assolutamente a niente. È una cosa che non ha nessuna utilità, è solo per dire che torna o non torna. Invece in quest'altra maniera abbiamo una teoria della dinamica, del processo della concorrenza, dentro il settore e tra i settori. Quindi, insomma, io mi sento abbastanza soddisfatto di quello che ho proposto, perché mi sembra migliori molto la situazione. Però, insomma, ecco, al buon cuore di tutti giudicare se è una soluzione buona o meno. Grazie ancora. Io non avrei altre domande, però se ci sono invece domande da parte degli altri o interventi, diciamo, sono benvenuti. Sì, io ho ascoltato con molto interesse una serie di riferimenti anche al lavoro di traduzione, di contestualizzazione di alcune categorie. Tra l'altro quella della distinzione tra forme e figure lo avevo già ascoltato anche da Roberto quando è venuto a Pisa un paio di anni fa, chiamato da un'associazione, no, di studenti. E mi aveva molto colpito perché io sono, diciamo, di formazione filosofica, quindi insomma, questa distinzione fra forme e figure mi aveva un po' sollecitato anche sul piano, come dire, no, concettuale di, appunto, di categorie, insomma, di suggestioni hegeliane un po' in qualche modo. No, mi convince molto, devo dire, questa distinzione, cioè le modalità, appunto, possiamo definire per certi versi le strutture relazionali, no, sociali di sfruttamento e i soggetti storico-sociali, appunto, che appaiono, no, le figure che poi chiaramente tramontano. Ecco, intanto una prima questione che volevo chiederti è se ecco, queste forme, tu dici le forme, no, le figure tramontano in qualche modo, vengono superate, ma le forme si mantengono. Ecco, diciamo che mi verrebbe da pensare che anche le stesse forme in qualche modo, evidentemente in maniera dialettica, si trasformano in qualche modo.
Questo è un primo elemento che così mi viene in mente un po' al volo, ma che forse varrebbe la pena, su cui varrebbe la pena fare un approfondimento. Insomma, chiaramente ora in questa sede in maniera un po' così veloce, però ecco, perché questa cosa che tu dicevi, le forme comunque si mantengono, certo la struttura appunto relazionale dello sfruttamento, la definirei così, però in qualche modo esse stesse mutano. Si trasformano dialetticamente, credo. Penso si possa dire. Questa è la prima questione. L'altra, sulla questione della traduzione lavoratore-operaio, semplicemente ti chiedo una cosa. Ecco, la distinzione tra i termini delle traduzioni, diciamo, che ci sono state precedentemente, sono solo una, come dire, una volontà del traduttore, insomma, una discrezionalità pura del traduttore, o c'è un riferimento a una contestualizzazione che può determinare questa distinzione, nel senso che magari il termine appunto tedesco rimane ovviamente lo stesso, ma contestualizzato in una struttura appunto sintattica e anche, diciamo, di rappresentazione storica, o appunto riferito alle forme o alle figure, come giustamente le definivi, che possano giustificare questa distinzione di traduzione. E poi, se mi permettete, volevo fare alcune riflessioni sulle questioni che venivano messe in evidenza, proprio che hanno conseguenza rispetto a questa questione, diciamo, traduzione, ma che poi va alla sostanza, che metteva in evidenza Roberto, il fatto che la figura storica dell'operaio, in qualche modo, diciamo, almeno in alcune parti del mondo, diciamo, occidentali in particolare, va a tramontare e emergono altre figure. Appunto, non citava i Riders, citava anche il lavoro intellettuale o altre figure. Ecco, allora mi chiedo questo, ma in questa distinzione, certamente da molti anni, no? Diciamo, insomma, queste figure sono figure comunque sfruttate, insomma, rientrano in una sottomissione al dominio ovviamente capitalistico, a una gerarchizzazione, no? Che ovviamente li sottopone a uno sfruttamento per quanto riguarda il loro lavoro. Però ecco, chiedo questo: si può parlare secondo te di distinzione tra quello che è il lavoro vivo, lo evidenziale, no? Il lavoro produttivo, diciamo, di ricchezza materiale, su cui mi sembra che Marx insista particolarmente, probabilmente appunto in una fase ancora in cui appunto il lavoro intellettuale e la finanziarizzazione sono ancora solo embrionali, e parlare di queste figure come più che di figure di lavoro produttivo, come di figure che più che estrarre profitto e plusvalore forniscano una trasposizione parassitaria di quella che è la ricchezza. Cioè, il rider più che produrre ricchezza, cioè, produce un profitto sicuramente, no? In qualche modo. Ma ecco, possiamo definirlo profitto, un profitto da valorizzazione di capitale, o è più che un profitto, appunto, uno spostamento di ricchezza per un servizio, diciamo, in qualche modo. Ecco, mi venivano in mente queste, poi me ne venivano in mente altre, ma non voglio togliere il tempo e magari altri interventi. Pascale, cosa facciamo? Rispondo subito o raccogliamo eventuali altre domande o come procediamo? Pascale, sei un po' impelagato. Ascanio. Ma intanto magari faccio io il regista nel frattempo. Qualcun altro vuole fare qualche appunto intervento, qualche domanda? Se no, intanto facciamo Sì, rispondere volevo Roberto. Ah, ecco, prego. aggiungermi io, chiedere un paio di cose, perché sono Raffaele che ha sollevato una serie di problemi molto importanti, fondamentali. Io volevo, per non andare troppo nel generale, perché non si riesce poi a venirne a capo, perché i temi sono così vasti, quelli che ha suscitato Fineschi, che
Io volevo limitarli a tre o quattro che ritengo di grande attualità nel movimento economico. Intanto la questione del plusvalore relativo, della trasmigrazione di capitale, della produttività oggi, quindi nel suo effetto di polverizzazione, frantumazione sociale, e quindi noi assistiamo in maniera quasi plastica oggi a questo fenomeno che viene poi raccolto in termini politici di unità e di disegno strategico, ritengo soprattutto da alcuni consessi economico-politici che si sono nei decenni formati, fra cui le banche centrali, l'Unione Economica e l'UE, l'Unione Economica e Monetaria. Quindi questa questione della trasmigrazione, questa questione della produttività dell'incremento poderoso della produttività e di queste grandi masse rimaste fuori, insomma, sono un tema dell'oggi, a cui sono state date delle risposte in termini da parte del ceto politico, non solo italiano, anzi anche ceto politico di altri paesi, di tipo assistenziale, cioè in sostanza la grande massa, tra virgolette, dei poveri, degli esclusi, dei deseredati, di quelli che sono fuori, è destinataria di un intervento residuale di tipo assistenziale. Questo fa parte del progetto strategico di questi anni. Noi lo rileggiamo per esempio nel Recovery Fund, lo leggiamo in tutti i progetti interni in questi ultimi tempi della strategia economica, del coordinamento, diciamo, della politica economica dell'Unione Europea e dei vari paesi. È un tema assolutamente centrale, cioè questa della ricomposizione della classe, alla luce proprio delle premesse dello sviluppo del plusvalore relativo, l'assunzione del capitale, del processo scientifico e dell'enorme macroscopico sviluppo della produttività sociale. Seconda questione di enorme interesse che ha sollevato il compagno Fineschi, secondo me è legata alla dinamica di capitale fittizio e capitale reale. Qua è necessario accumulazione fittizia e accumulazione reale. Io ritengo, essendo da tempo che nell'ambito, nel mio piccolo, nell'ambito della sinistra, ho sollecitato oramai sono qualche tempo, decenni forse, cura di rimettere testa, rimettere pensiero, riflessione, prassi politica alla questione del rapporto fra la finanza e, io aggiungo, il debito e la finanziarizzazione e l'accumulazione reale. Questo rapporto, che è un rapporto dialettico, come, se ho ben capito, accennavo, ma credo di aver capito bene Fineschi, non è che mette in discussione la primazia dell'accumulazione reale, è sicuramente però una questione chiave. Noi non possiamo riuscire a comprendere la ricomposizione del capitale, per esempio, nell'ultimo decennio, e parlo di capitale che è produttivo, se non riusciamo a comprendere le dinamiche della crisi finanziaria, per esempio dei mutui subprime, se non riusciamo a comprendere, a mio giudizio, delle dinamiche di fondo che sono avvenute nell'ultimo ventennio. Sicuramente quindi è necessario, a mio giudizio, una riflessione su questo aspetto dell'indebitamento e della finanziarizzazione e dei rapporti in questo dinamici determinati nel movimento economico degli ultimi anni, degli ultimi direi due decenni, all'interno del modo di produzione. Quindi sono due temi incredibili che sono stati sollevati e sono alla base di, a mio giudizio, e chiudo, non so se è d'accordo Fineschi, di ogni progetto di ricomposizione non solo della classe, ma anche di un progetto politico di partito. Grazie. Ci sono altre domande? Mi scuso per l'ansia, ma non riuscivo a riattivare il microfono. Altre domande? Altrimenti Roberto può intanto rispondere a queste. E poi se ce ne sono altre. Allora, intanto grazie delle domande,
sì, sono tutte questioni veramente di fondo. Insomma, ora io ne ho sparate tante, quindi gli ho dato molte sollecitazioni per certi aspetti vaghi, quindi insomma capisco che inevitabilmente insomma, gli chiarimenti siano necessari. Allora, se sì, la suggestione filosofica delle forme e figure è evidente, insomma, chiaramente ha un'eco hegeliana della fenomenologia dello spirito esplicita, insomma. E, se anche le forme si evolvono, beh sì, direi proprio di sì, anche perché la stessa determinazione, per esempio, secondo me, una di quelle che sta diventando predominanti è quella che Marx non si sente di dire fino alla fine, cioè l'automazione, perché il processo di formalizzazione dell'attività lavorativa portata all'estremo dal processo di valorizzazione porta alla sostituzione totale del lavoro necessario potenzialmente in larga parte già possibile e non realizzata solo per vari motivi, insomma. Quindi, ma non solo porta a un'evoluzione, ma porta al tramonto, perché, come dire, venendo meno il modo di produzione, cioè, diciamo, la fine delle fini è la fine del modo di produzione capitalistico, che le riconfigura completamente in una nuova determinazione sociale. Perché non è solo, diciamo, la modalità del lavoro, ma è anche la finalità uno degli elementi chiave, perché la finalità è il processo di valorizzazione. E quindi lo sdoppiamento della finalità individuale e della finalità complessiva, ma questo sarà un problema anche nella società futura, perché la complessità dei processi produttivi, questo sdoppiamento di finalità complessiva e finalità individuale, lo porrà anche in una società futura, in cui non necessariamente la finalità complessiva sarà il processo di valorizzazione, ma sarà, come dire, la gestione razionale decisa. Però ecco, il modo in cui quella individuale si dialettizza con quella collettiva sarà lì anche una questione di fondo. Quindi sicuramente questa è una evoluzione delle forme, riguarda l'evoluzione delle forme. A mio modo di vedere, come dire, comunque queste forme tuttora mi pare siano quelle che ancora consentono di inquadrare le modalità di fondo del processo lavorativo. Rispetto a Marx, secondo me, al tempo di Marx, quando Marx scrive, una che lui solo intravede, cioè l'esponenziale processo di automazione del processo produttivo, è andato molto avanti, anzi è diventato per certi aspetti, voglio dire, Marx non lo dice esplicitamente che c'è un processo di automazione, cioè, sì, dice che c'è l'automazione, insomma, che, come dire, la grande industria sviluppa, no, l'appendicizzazione, eccetera, ma che in certi passi lo dice, il lavoro diventa così formale che può essere sostituito da una macchina, ma il processo di generalizzazione di questa cosa, che è possibile oggi grazie appunto allo sviluppo anche informatico, eccetera eccetera, è un'evoluzione rispetto ai tempi di Marx. Quindi sì, insomma, sono d'accordo che possono evolversi altre volte. Però mi sembra tuttavia che le caratteristiche, per esempio, fondamentali della cooperazione, per esempio, tuttora sussistano, non nel senso delle semplici cinque persone che si mettono insieme a spostare, che ne so, il tavolo che prima non ce la facevano da solo, però che questo processo integrativo sia comunque cooperativo sussiste sempre. Quindi le stesse forme, come dire, giustamente, dialettizzandosi, si ripresentano in forma più complicata anche nei processi di appendicizzazione, addirittura di automazione, insomma, in cui la dimensione cooperativa c'è sempre. La questione del lavoratore operaio. Allora, chiaramente i traduttori, quando hanno tradotto operaio, lo hanno fatto in base a... cioè non è che l'hanno fatto a caso, l'hanno fatto perché in certi passi, secondo loro, funzionava meglio operaio. E, come dire, in certi casi è evidente che operaio ci sta benissimo, non è assolutamente un problema. La questione problematica è che alcuni casi sono ambigui, non è detto che sia meglio l'uno o l'altro, cioè decidere in un modo o in un altro è determinante. Il caso più eclatante è quello della classe operaia o classe dei lavoratori. Qui scegliere l'uno o l'altro chiaramente ha un peso non indifferente. E quindi, diciamo, quello che secondo me si perde
nel tradurre anche in certi casi legittimamente in un modo o nell'altro, è il dato di fatto che in tedesco c'è sempre la stessa parola e che quindi, come dire, che tutti questi concetti stanno insieme sotto quella parola, c'è il rischio che vada perso e che in certi casi si sovrapponga un significato prevalente, che è quello nel caso per esempio di operaio, sopra il significato più generale. Per esempio quello della classe, secondo me, è un punto fondamentale. L'altro del capitale, è l'operaio salariato o il lavoratore salariato? Questa chiaramente è una questione spinosa. Quindi secondo me, come dire, scegliere due parole diverse, per quanto in certi casi sia legittimo, però crea questo problema di fondo, che non si capisca che nel testo originale c'è questa categoria unica e che si sovrapponga il significato di operaio a quello di lavoratore, che è quello che è successo storicamente, esattamente quello che è successo, per cui si è preso come unico soggetto possibile la classe operaia, che secondo me è riduttivo. Diciamo, era giusto in quel momento storico, perché in quel momento storico effettivamente la figura che meglio di tutte incarnava le forme era l'operaio di fabbrica, quindi non è che era sbagliato, come dire, assolutamente, era storicamente vero, era in quella determinata configurazione giusto, e quindi, se vogliamo tradurre politicamente, era una traduzione politica giusta. Però, se vogliamo usarlo teoricamente, secondo me è meglio tradurre lavoratore sempre, così uno ha più chiara quella dimensione generale e eventualmente quella particolare se la vuole sviluppare. Per esempio, nell'edizione francese, curata da Marx, lì distingue, il traduttore distingue tra operaio e lavoratore. Quindi, quando io me ne sono accorto, ho detto, ah, bene, abbiamo un modo, quantomeno, per, come dire, entrare più nel merito della questione con un testo che Marx ha approvato. Ma purtroppo, se si fa l'elenco delle occorrenze, lo ha fatto completamente a caso. Non c'è, a volte uso operaio quando parla del lavoratore medievale che fa la corvée. Quindi purtroppo neanche l'edizione francese ci aiuta in questa cosa qui. La questione, se mi posso inserire, no? Poi ti ridò subito la parola. Diciamo, nell'edizione degli Editori Uniti, ho constatato, no, che quando si parla di lavoro produttivo, la traduzione è operaio, ma dico sotto. Si dice che il lavoratore produttivo è anche il maestro, per cui, diciamo, anche in questo caso, pur essendo un'edizione pregevole, secondo me non consente, diciamo, di interpretare correttamente il pensiero di Marx, o lo mette in contraddizione un rigo dopo quello che aveva affermato prima, ecco. Sì, diciamo, questa è una cosa. Io mi sono trovato a volte a fare la presentazione di questa nuova edizione con alcuni del pubblico che mi dicevano: no, ma c'è scritto operaio, e mi portavano davanti la traduzione. E io, una cosa che da tutta la traduzione, si stavo dicendo che il traduttore ha scelto lui. Quindi, anche politicamente, può avere delle conseguenze, ecco, anzi, sicuramente le ha. Allora, se il Rider... Roberto, scusa un attimo, volevo chiederti, visto che stiamo parlando di questo punto, volevo intervenire anch'io. Secondo me il problema del termine con cui Marx definisce l'operaio, il lavoratore o comunque il soggetto a cui fa riferimento, non è tanto legato alla parola in sé, ma è legato a tutto un processo di analisi che lui ha fatto. Cioè lui ricava questa categoria dall'analisi che ha fatto del capitale proprio, no? Noi possiamo chiamarla come vogliamo, possiamo anche dire che il soggetto di cui parla Marx si chiama, l'insegnante, ok? Possiamo scrivere che l'insegnante è il soggetto di cui parla Marx, ma non cambia la sostanza. Quello che c'è sotto è tutto il processo che lui ha fatto per definirlo, questo soggetto.
Quindi il fatto che lui entri comunque all'interno di un sistema di produzione completamente spoglio di ogni manualità, di ogni competenza, anzi il sistema stesso gliela succhia questa competenza, gliela ritorce contro. Lui arriva, cioè diventa praticamente, vende solo le braccia, cioè tutto questo processo qua descrive una figura ben precisa, che poi noi possiamo chiamarla col nome di operaio, lo chiamiamo col nome di lavoratore, o la chiamiamo col nome di Ascanio Bernardeschi, non cambia nulla la sostanza, capito? Stiamo facendo un discorso di una forma, di un modo di rappresentarlo, ma non parliamo della sostanza, secondo me. La sostanza è un'altra. Prima questione. Seconda questione. Se noi andiamo a vedere la conseguenza di questa, di quello che dici tu, insomma, sul fatto che dobbiamo distinguere, cioè dobbiamo allargare il soggetto a cui far riferimento dal punto di vista politico, questa necessità non è una cosa nuova che porti avanti tu adesso, ma è una cosa che fin dalla scissione del Partito Comunista, e quest'anno abbiamo il centenario di questa scissione, fin da questa scissione praticamente, i partiti che si sono formati, si sono succeduti fino ad oggi, hanno sempre cercato di allargare il più possibile la definizione di lavoratore per coinvolgere sempre più strati di classi diverse nel loro progetto politico. Perché hanno tutti visto che funziona di più da un punto di vista politico avere una grande platea di soggetti su cui fare riferimento, piuttosto che invece restringere questa platea. Ma la necessità per chi si pone contro questo sistema, quindi vuole abbattere questo sistema, non è quello di allargare il più possibile i soggetti che potrebbero essere interessati a questa modificazione. La sostanza sta nel dire che un conto sono le persone che sono i killer di questo sistema, che potrebbero essere i killer di questo sistema, e un conto sono le persone che invece sono interessate soltanto a una redistribuzione della ricchezza prodotta da questo sistema. Allora qui il problema diventa molto, molto serio. Se noi andiamo a puntare, io sono convinto che la prima cosa che dovrebbe fare un'organizzazione che intende, insomma, agire in questo campo è quella di dire, dunque, qual è il nostro nucleo fondante che ha veramente interesse ad abbattere questo sistema? E poi, su quella, una volta creata questa organizzazione, quali sono le altre classi, gli altri settori che bene o male hanno, diciamo, sono affini, hanno lo stesso interesse, perché periodicamente, e qui ci sono proprio, si può fare un'analisi, periodicamente ogni tanto, secondo l'andamento delle crisi, entrano in rapporto con col nucleo fondante che ha tutto l'interesse, diciamo, che ha interesse da base, chi produce la ricchezza e ha tutto l'interesse a dire noi dobbiamo fronteggiare questa, cioè dobbiamo abbattere questo sistema che produce ricchezza sulla nostra pelle. È un conto invece dire che noi dobbiamo redistribuire la ricchezza perché abbiamo interesse, cioè la conseguenza di tutto questo processo di allargamento del soggetto a cui fa riferimento e sono stati tutti i partiti che abbiamo avuto fino adesso. Paradossalmente, il fallimento di tutto il movimento operaio che hai detto tu prima è stato dovuto non tanto al fatto che non si è allargato la platea degli interessati, ma proprio per quello. Mi fermo qua. Subito. Allora, la questione della parola evidentemente non mi sono spiegato, perché quello che ho cercato di dire è che esattamente quello a cui dobbiamo guardare sono le determinazioni per cui viene individuato questo individuo, e proprio in base a queste non è solo l'operaio, ma secondo me è un concetto più ampio, proprio per come viene determinato. Ora, non è affatto una questione solo di parola, se è sembrato così mi sono spiegato male, diciamo. Non volevo dire che è solo una questione di parola. La questione di parola, secondo me, riduceva fortemente la definizione che invece Marx dà di questo concetto, e quindi lo riduceva. Poi, chiaramente, uno può anche essere d'accordo, su questo siamo d'accordo, però non era una questione solo di parola, ecco, questo mi dispiace che sia sembrato così, perché non era quello che volevo dire. E anche la questione dell'allargamento, io non la mettevo in questi termini, penso di non averla messa in questi termini. Quello che volevo dire non è che, diciamo, come lo individuiamo chi ha l'interesse di distruggere. Quello che cercavo di dire io è che le dinamiche del modo di produzione capitalistico configurano possibili soggetti che, per come sono definiti, non perché vogliamo allargare genericamente, per come sono definiti,
possono avere degli interessi comuni, possono essere ricondotti a delle progettualità comuni, ma per come sono definiti, non perché voglio allargare in maniera astratta, anzi l'allargare in maniera astratta è esattamente il contrario, perché non si sa perché bisogna allargare, se non per avere una maggioranza generica. Invece no, io insomma, l'intenzione è di far vedere come una platea più larga ha degli interessi comuni, ha delle determinazioni fondamentali che funzionalmente permettono di metterli di metterli dalla stessa parte. E non per, poi chiaramente questi, proprio perché sono differenziati, è possibilissimo che siano egemonizzati dal capitale, che vogliano solo redistribuire, che vogliano anzi fare la dittatura fascista. Questo è, purtroppo sono d'accordo, è possibilissimo, e che nel rischio di un allargamento senza orizzonte tutte queste cose distruggano un'organizzazione politica, sono altrettanto d'accordo, sono d'accordissimo che allargare genericamente, come ha fatto il PC, diciamo, da un certo momento in poi della sua vita, perché si era perso per strada, abbia portato sicuramente all'involuzione. Sono d'accordissimo. L'idea, il tentativo mio, che può, insomma, può anche essere fallimentare, sono d'accordo, però era di trovare dei nessi concettuali per cui un allargamento sia possibile categorialmente, cioè basato sulle determinazioni che Marx definisce. Poi, insomma, chiaramente, questo è, come ho detto già prima, è una possibilità di sviluppo che non contempla tutta una serie di cose che sono molto difficili e molto reali, cioè che questa differenziazione abbia prodotto delle ideologie, cioè, che si trovi a scontrarsi con delle ideologie reazionarie per cui questi potenziali, come dire, compagni di lotta siano completamente subordinati alle ideologie peggiori. Questo è, sono d'accordo che c'è il rischio, insomma, ma proprio per questo, secondo me, una teoria che spiega gli elementi comuni potrebbe insomma essere utile in questo senso. Tornando al discorso dell'ultimo punto che sollevava se i rider producono profitto, ora anche qui secondo me è indicativo che Marx il capitolo che si intitola Classe sia l'ultimo capitolo del terzo libro, non è un pezzetto del primo libro. Il capitolo che si intitola Classe è il capitolo ultimo del terzo libro. Il processo di valorizzazione, questo non vuol dire, per esempio, che la distribuzione crei plus valore. Di nuovo, non, il punto non è questo. Io sono perfettamente d'accordo che il plus valore si crei nella produzione e che chi, diciamo, lavora nella produzione sia chi lo crea il plus valore. Su questo siamo, almeno io sono d'accordo. Cioè. Il punto è che non basta creare il plus valore, cioè perché il processo di valorizzazione avvenga, deve finire il ciclo, cioè il ciclo deve essere completato. Il plus valore va anche venduto, va distribuito, va ricapitalizzato. Cioè il modo di produzione capitalistico è un modo di riproduzione. E quindi tutte le fasi del ciclo sono necessarie. Come spiega anche, insomma, nel secondo libro, no? Chi percepisce un profitto della distribuzione non è che l'ha creato lui, ma, come dire, partecipa pro quota a un plus valore che è stato prodotto nella produzione, non l'ha prodotto lui. Però, da un punto di vista, diciamo, della totalità del modo di produzione capitalistico, non si può escludere chi lavora nella distribuzione, ma anche chi lavora nel terziario, dalla sua necessità funzionale a che il processo avvenga. Cioè, senza di questi, anche se il plus valore non lo creano loro, senza di questi il plus valore non esiste. Perché il plus valore, il prodotto creato e non venduto, non ha valore. Cioè, è come se si fosse buttato via il tempo di lavoro. E quindi il processo di distribuzione, il processo, diciamo, tutti quegli elementi che sono necessari al completamento del ciclo, sono, senza di essi non esiste neanche il plus valore, anche se non lo creano. Su questo io sono d'accordo che non lo creano. Però partecipando pro quota a quello prodotto diventano un anello dell'ingranaggio. Se noi ipotizziamo, diciamo, una cosa impossibile, ma insomma giusto per far finta, l'unico capitale mondiale, e quelli a quel punto sono tutti processi suoi, no? Quindi lì sarebbe più evidente. Il fatto che questo si polverizzi in una infinità di capitali, alcuni dei quali
il processo di produzione non lo vedono neanche col binocolo, da quanto sono, diciamo, lontani da questo, però questo non significa che non siano necessari al processo di... Voglio dire, il rider che porta il cibo non l'ha prodotto lui chiaramente, l'ha prodotto qualcun altro, lui si... però senza quell'anello il processo di valorizzazione non si compirebbe. E quindi per questo, secondo me, non è un caso che Marx metta come ultimo capitolo di tutti e tre i libri, La classe, perché lì a quel punto ha le tre classi sociali fondamentali, che sono quelli che campano di salario, quelli che diretto, indiretto, chiamiamolo, insomma, formalizziamolo come vogliamo, quelli che campano del plusvalore e quelli che campano di rendita. Lui le mette, non è un caso che le metta lì queste cose alla fine, perché lui pensa a queste tre come le categorie, come dire, archetipe del modo di produzione capitalistico, che poi però si polverizzano in una moltitudine di sottofigure che sono le più variegate. Come la dinamica di queste sottofigure si possa articolare, io sono d'accordo che è una cosa drammaticamente difficile da fare, però secondo me questo è l'orizzonte di senso in cui si muove Marx. E quindi, per esempio, il tentativo di ridurre tutto al primo libro, secondo me è sbagliato, perché non è lì, non è solo lì il concetto di classe. Questo non vuol dire che non è lì che si crea plusvalore, questo non vuol dire che chi crea plusvalore abbia una funzione, diciamo, determinante, trainante, io sono d'accordissimo, però il capitolo di classe è l'ultimo, quindi, almeno io la vedo così. Le altre questioni sulla UE, sulla finanziarizzazione, sul... Qui, secondo me, diciamo, nelle mie vaghe, Giancarlo ci lascia, buonasera Giancarlo, nelle mie lucubrazioni, secondo me la fase corrente, secondo me è una fase in cui appunto il modo di produzione capitalistico è entrato in una crisi di riproduzione sostanziale, cioè sostanzialmente che... Le capacità di valorizzazione del modo di produzione capitalistico da un punto di vista reale siano estremamente limitate. Questo, come conseguenza, porta all'esplosione del settore finanziario, ma non solo, diciamo, crea si accompagna alla creazione di una pletora di disoccupazione che diventa sempre più grande. E che diciamo il capitale non riesce più a digerire, assumendo, diciamo, non ha più capacità di integrazione attraverso quello che era il suo sistema classico. Di fronte a un sistema del genere, in cui la valorizzazione è inceppata e in cui la disoccupazione si allarga, secondo me si sviluppano due meccanismi in parallelo. Allora, uno è il capitalismo di pura rapina. Cioè, il capitale, pur di valorizzare, che cosa fa? Diciamo, si appropria della produzione di beni primari, si appropria della fornitura di servizi primari, autostrade, gas, luce, oppure produzione del cibo, diciamo, le cose che in qualche modo sempre bisognerà, insomma, trovare il modo di comprare. Quindi è lì, diciamo, approfittandosi di una posizione di monopolio o di oligopolio, insomma, diciamo, di predominio di mercato, drena, diciamo, delle ricchezze, e quindi quella non è una vera valorizzazione del capitale, quella è una rapina a mano armata, è come se dicesse dammi soldi o ti sparo, insomma, questa non è una vera valorizzazione, sono profitti ma non è valorizzazione. Questo lo fa in varie forme, distrugge lo Stato sociale, rende finanziario, che ne so, il sistema delle pensioni, insomma, tutte varie cose che abbiamo... con il vincolo di bilancio costringe, cioè drena continuamente una quantità di risorse che lo Stato produce per pagare il debito, eccetera, eccetera. Quindi, da una parte, capitalismo di rapina. Dall'altra, dato che con questo sistema sempre di più riduce la possibilità di creare lavoro produttivo o anche lavoro in genere, nei confronti della pletora di esseri umani che vengono fuori, ha sostanzialmente due atteggiamenti possibili. Uno è che li ammazza, e questo lo vediamo nei processi di migrazione a livello mondiale, in cui appunto
barconi affondati, insomma cose che ahimè sono sotto gli occhi di tutti nella cronaca. Oppure li cosalizza all'estremo, li fa a pezzi, gli toglie gli organi, insomma, diciamo, declassa il concetto di umanità riducendolo agli occidentali, insomma, agli occidentali, diciamo, a chi può godere in qualche modo dell'ombrello occidentale, e riducendo gli altri a cose o a semicose. La seconda possibilità è il welfare dei pezzenti, cioè in qualche modo elargire dei benefit dal reddito di cittadinanza a altre forme assistenziali, che però non producono occupazione, non producono, diciamo, ricchezza, come dire, non stabilizzano il lavoratore, lo rendono eterno precario, o addirittura non lo rendono persona, perché vive sostanzialmente di elemosina e non della propria dignità personale di lavoratore o di persona attiva. Secondo me queste due dinamiche sono, come dire, vedono nell'Unione Europea uno dei soggetti che le rende reali, insomma, e il modo in cui l'Unione Europea è gestita sicuramente rinforza queste due tendenze che menzionavo, che però si collegano alla crisi ormai, insomma, trentennale, quarantennale, di accumulazione. E io questa cosa, diciamo, la chiamo capitalismo crepuscolare. Con questa cosa intendo dire non che il capitalismo crolli, ma che il capitalismo sia entrato in una fase di, come dire, di valorizzazione estremamente difficile, di valorizzazione reale, insomma, di accumulazione reale estremamente difficile, e che però possa, diciamo, sopravvivere stagnando con questi meccanismi che descrivevo prima, anche in tempo indeterminato, insomma. E quindi, insomma, sono d'accordo che lui è, che sia sicuramente un protagonista di questo processo. Non so se ho risposto, diciamo. Ascani, ci sei? Sì, sì, ci sono. Vediamo se ci sono altri interventi, altre richieste di chiarimenti. Chiedo scusa, non riuscivo a far partire il microfono. Vai, Domenico. Ecco, volevo due curiosità, diciamo, che sono un po' due domande anche. La prima riguarda molto brevemente la natura di questi lavori moderni, diciamo. E qui avrei da fare a Roberto la seguente domanda. Il rider è forza lavoro o no? L'autista di Uber è forza lavoro o no? E tanto per dirne un'altra, lo smart worker è forza lavoro oppure no? Cioè, possediamo un criterio, esiste un criterio allo stato delle cose per dire che queste forme, non mi dilungo ai lavori di piattaforma e così via, sono forza lavoro o no? Secondo me è una domanda questa centrale, l'intera questione, perché se sono forza lavoro, allora trovo che sono omogenee con la forza lavoro di fabbrica, perché la fabbrica ancora c'è, insomma, le fabbriche ancora ci stanno, e trovo, diciamo, qualcosa che hanno in comune e che potrebbero, questo qualcosa potrebbe servire, diciamo così, a iniziare a fare un discorso di classe. E questo è, diciamo, la prima questione. La seconda riguarda un po' questo annoso problema della trasformazione dei valori in prezzo. Allora, secondo me, per dirla in maniera molto breve, Marx con questo problema intende dire due cose fondamentali. La prima è che una volta che il processo di produzione, in particolare il processo di produzione immediato, è concluso
il plus lavoro e il plus valore sono dati. La distribuzione non può fare più niente. La distribuzione ciò che può fare è, diciamo così, modificare i prezzi, dai prezzi di produzione si passa ai prezzi di riproduzione e poi eventualmente ai prezzi di monopolio e ai prezzi di domande offerte, come dicevi tu prima, ma ciò non cambia l'entità e la natura del plusvalore. Resta il fatto che il plusvalore, da un punto di vista di classe, è la base, la spiegazione, l'esistenza del plusvalore del fatto che i prezzi occultano la natura sociale del profitto. Ecco, io mi fermerei qui, insomma, so che ho posto due questioni un po' pesanti, ma mi incuriosiva sapere qual è la tua opinione. Certo, certo. Ma diciamo, sulla questione della forza lavoro, secondo me hanno molto di più in comune, cioè, non hanno solo il fatto di essere forza lavoro in comune, ma hanno tutta una serie di determinazioni di forma che li accomunano di più. Per esempio, valorizzano il capitale, cioè partecipano al processo di valorizzazione del capitale e quindi lavorano per imprese che sono parte integrante dei processi di valorizzazione. Lavorano come appendici di un processo. Addirittura nel caso del rider la questione di appendicizzazione è così estrema che neanche interagisce con un essere umano, interagisce con un'app che funziona in base a un algoritmo, quindi neanche l'essere umano, per trovarlo dobbiamo arrivare al programmatore dell'algoritmo che tra l'altro gli è stato sicuramente commissionato, e non è che l'ha fatto pensando a quel rider lì, insomma. Quindi il suo carattere di subordinazione e di cooperazione sono evidenti, perché lui è subordinato a un processo di cui è un'appendice minima e coopera con quello che l'ha prodotta, con quello che l'ha escatolata. Quindi la sua autonomia come singolo, diciamo, interagente con l'app è assolutamente fittizia, assolutamente formale. È un cottimista che partecipa a un processo e quindi ha moltissimo in comune con l'operaio, con lo smart worker. Cioè, come dire, l'individuazione delle determinazioni di forma che dicevo prima, secondo me serve proprio a questo, cioè a far vedere che le cose che hanno in comune questi diversi lavoratori sono proprio tante, e sono quelle fondamentali che permettono di metterli dalla stessa parte, sostanzialmente. Chiaramente, poi riuscirci a metterli dalla stessa parte, capisco bene che non è semplice, però dal punto di vista delle determinazioni della loro attività hanno tantissimo in comune. Quindi, cioè, almeno questo è quello che cercavo di argomentare. Per quanto riguarda la questione della trasformazione, no, io sono perfettamente d'accordo che una volta che il processo produttivo è finito, il plusvalore è quello e che la distribuzione non lo alteri. Su questo sono assolutamente d'accordo. Quello che io volevo proporre, che propongo, diciamo, è di integrare la dinamica della concorrenza all'interno del processo di, diciamo, rideterminazione delle configurazioni riproduttive che rappresentano diversi livelli di grandezza e di valore una volta che si è data, che ne so, l'aumento della produttività del lavoro o altre cose, insomma, diciamo, che così in generale, insomma, si possono individuare. Perché secondo me uno dei problemi, insomma, della questione classica è che si vuole calcolare tutto simultaneamente, e calcolare tutto simultaneamente significa appiattire tutti i saggi del plusvalore su un unico medio, che però diventa medio istantaneamente, e quindi scompare la dinamica, e oltre a scomparire la dinamica determina anche dei problemi di determinazione simultanea degli input, altrimenti si ricade nella classica critica del circolo vizioso, per cui io per calcolare appunto il profitto, il saggio medio, devo averlo già negli input, insomma, vabbè, chi conosce il dibattito, questa è la critica tradizionale. Se invece lo inseriamo nel tempo, in una dinamica temporale, questo problema non si pone, e non si pone neanche il problema del livellamento meramente algebrico del saggio del profitto e del saggio del plusvalore, perché quello è un processo che si realizza nel tempo e che implica configurazioni diverse in cui il plusvalore è quello dato, si divide
in base alle produttività singole, differenti di tutti coloro che contribuiscono alla produzione della quantità necessaria, diciamo, però includendo il momento della realizzazione all'interno di questo processo. Quindi era un tentativo di sviluppare quell'assunto che è il caposaldo a cui non si deve rinunciare, perché altrimenti, secondo me, si va fuori da Marx, però rendendolo compatibile con una dinamica. Ecco, questa era un po' l'idea di fondo. C'è posso aggiungere una cosa? Secondo me c'è una confusione, si può creare una confusione tra tempo logico e tempo effettivo. Quello che Marx vuole, secondo me, mettere in evidenza è il fatto che anche in una ottica, diciamo, di tempo, non tempo reale, ma tempo logico, il problema è risolto, perché l'obiettivo fondamentale di Marx è quello di dimostrare che una volta che appunto il processo di produzione è finito, il plus valore è dato, cioè non è più modificabile. E se noi continuiamo ad andare avanti a sviluppare tutto il processo di trasformazione, facciamo vedere, Marx fa vedere, secondo me, in maniera evidente, che cos'è che, adottando l'ottica del prezzo, consente di occultare la natura del prezzo di produzione. Cioè è funzionale a dimostrare, in un'ottica neoclassica o neoricardiana, se vogliamo, a dimostrare perché il prezzo occulta il valore. Questo è uno degli obiettivi di Marx. Marx non lo nega, cioè è proprio, vuole dimostrare proprio ciò che generalmente si nasconde e occulta la natura dei prezzi. Secondo me, mettendo insieme il tempo reale, il tempo cioè del calendario, diremmo, no? Con il tempo logico, si può correre il rischio, diciamo, di confondere piuttosto che chiarire la vera natura dei prezzi. No, io sono perfettamente d'accordo con quello che dice, cioè che il prezzo occulta il rapporto di valore, però secondo me Marx vuole fare ancora di più, ecco, questa è la mia opinione. Vuole includere questo in una teoria ancora più complessa, però sono d'accordo che quello è sicuramente uno degli obiettivi. Scusa, aggiungo un'ultima cosa anch'io, permetti. Prego. Per capire meglio, più che altro, però... probabilmente siamo anche viziati, ovviamente, da una lettura appunto più forse tradizionale, non so, novecentesca, chiamiamola così. La questione che appunto sollevava anche il compagno prima, insomma, ecco, la produzione plus valore e poi quindi da qui c'è la possibilità di estrarre il profitto, mi verrebbe da dire appunto è nella fase della produzione, del lavoro produttivo. Ora, abbiamo preso l'esempio del rider, appunto di quelli che sono diciamo, gli distributori, no? Di merci, no? Che possono essere anche i corrieri, no? Ora c'è tutta lo sviluppo dell'e-commerce, eccetera. Ecco, sicuramente qui siamo di fronte appunto al fatto che la conclusione del ciclo avviene attraverso questo processo e quindi produce appunto la vendita. Ma la questione appunto che vorrei capire meglio di questo approccio, cioè la produzione del profitto avviene, mi verrebbe da dire, con la vendita, appunto, la conclusione del ciclo. La produzione del plus valore avviene nella fase della produzione, quindi forse occorrerebbe distinguere questi due aspetti, non so se dico una cosa forse non del tutto corretta, però mi verrebbe intuitivamente da definirla in questi termini. Cioè,
colui che conclude il ciclo appunto portando, vendendo insomma la merce, determina la possibilità appunto di estrarre il profitto, cioè di portare a conclusione il ciclo. Ma il plusvalore è già stato determinato, è già stato prodotto. Cioè il plusvalore non è determinato dal lavoro di, appunto, di distribuzione. Il valore non è creato, secondo me, cioè, non è creato dal valore di distribuzione, ma senza la distribuzione non esisterebbe quel valore, perché anche se il prodotto, se non è venduto, non si realizza e quindi non c'è la valorizzazione. Quindi la distribuzione partecipa pro quota del plusvalore creato nella produzione. Su questo siamo d'accordo, però partecipa pro quota di quel plusvalore là, perché è un anello del meccanismo di valorizzazione. Perché il punto è che, dato per certo che, diciamo, il plusvalore si crea nella produzione, però è altrettanto certo che se il prodotto non si distribuisce e non si vende, quel plusvalore non esiste. Non esiste neanche quel valore, perché non lo vendi, quindi è zero, il totale è zero, è la perdita netta da parte di chi ha prodotto. E quindi proprio il distributore pro quota, per la sua parte, partecipa a una cosa che non ha creato lui. Ma senza di lui non esisterebbe comunque. E quindi è il ciclo, cioè il processo di valorizzazione non è solo la produzione, è il ciclo completo, in senso, diciamo, lato, in senso di creazione di valore è la produzione, però in senso lato, nel senso di, se non si vende non c'è, insomma, ecco, questa e quindi pro quota il distributore si becca la sua stecca di valore. Sì, scusa Roberto, volevo dire una cosa anch'io su questo. Il processo capitalistico è un processo unitario di produzione, distribuzione e realizzazione. Non è che si può distinguere tra i tre settori presi, cioè non li si può prendere separatamente, vanno presi tutti insieme. Però questo, il fatto però di analizzare questo processo serve per cercare di capire come funziona, per cui se noi dobbiamo dire, dobbiamo negare che la produzione del plusvalore viene fatta nel settore produttivo, perché abbiamo come scopo quello di includere all'interno del processo produttivo anche il commercio, ad esempio, tutta la distribuzione. Io non lo dico. No, no, ma no, mi riferivo a te in particolare, sto facendo un discorso generale, no, che abbiamo affrontato qui in altre occasioni. Allora, il fatto che la distribuzione, cioè tutto il commercio, tutto il secondo, dove avviene la realizzazione del plusvalore, certo che serve tanti, cioè è fondamentale, non è che il processo produttivo capitalista è tutto uno, è un unico, non è che è spezzettato nelle diverse branche. No, a noi serve capire dove si produce il plusvalore, dove si realizza il plusvalore, dove si crea la separazione tra capitale fittizio e capitale reale. Ma perché ci serve capire questo? Perché se capiamo questo, abbiamo in mano uno strumento fondamentale, cioè fantastico per interpretare la realtà. Se noi invece cominciamo a mischiare le cose, per cui diciamo, ah no, anche l'insegnante è un lavoratore produttivo perché comunque produce un plusvalore per il suo, diciamo, preside, e non capiamo la distinzione che c'è tra un operaio e un insegnante, proprio da un punto di vista materiale. Facciamo creare una grande confusione e non riusciamo, insomma, a capire bene quello che avviene. Un po' questo è il discorso di fondo. Però è chiaro che tutti e tre i settori sono fondamentali per il sistema capitalistico. Non c'è una distinzione su cui uno serve e l'altro non serve. È un processo unitario, un processo di produzione, un processo di realizzazione e un processo di appropriazione di questo plusvalore. Ma è chiaro che noi dobbiamo avere ben presente come avviene questo processo. Secondo me è fondamentale proprio avere chiarezza di questa cosa. Ecco, tutto qua. Se posso precisare una cosa, l'insegnante non produce più valore se è un insegnante pubblico, diciamo, perché la scuola non produce più valore. L'esempio di Marx è di un insegnante che lavora alle dipendenze di un capitalista, il quale vende una merce che si chiama istruzione e ci realizza
un profitto. In questo senso l'insegnante è un lavoratore produttivo. Vabbè, questa è una grossa discussione, diciamo, ma ci siamo un po' capiti nelle posizioni. Io mi trovo d'accordo, posso intervenire? Prego. Voglio dire, Marx fa un grande sforzo di economia critica, cioè di pensiero critico sull'economia, per, in questo caso, per vedere qual è l'arcano dell'incremento di profitto, e lo trova nel plusvalore, però poi, detto questo, costruisce come massima astrazione una teoria generale del capitale che poi è compito nostro mettere in campo nelle vicende dei processi dell'oggi. E i processi dell'oggi sono di un'economia monetaria dove il travestimento continua a manifestarsi in modo reale e concreto, perché tutta l'economia si muove in senso monetario. E quindi da questo punto di vista, al di là del fatto che poi come comunisti diciamo che la fonte del valore è la produzione, però tutto il meccanismo della valorizzazione implica che la platea, diciamo così, della società che è coinvolta in questo processo direttamente e indirettamente è molto vasta. Io credo che noi confondiamo due elementi. Uno è il fatto che il movimento comunista si caratterizza per mettere al centro la produzione della ricchezza, perché sennò avremmo la socialdemocrazia che parla solo di redistribuzione, che quindi non pone un problema di alternativa al capitalismo. Ma è semplicemente questo. Detto questo e mantenendo questa centralità, però io condivido quello che ha detto Roberto sul mettere dentro tutte queste figure dell'oggi, no? Che in qualche modo o perché sono escluse o perché in qualche modo rientrano nel campo della valorizzazione e non necessariamente l'operaio della fabbrica. Quello, voglio dire, io come docente, voglio dire, rientro in un corpo intermedio secondo una visione della società che è quella del welfare state. No, prima si parlava del fatto che siamo stati coinvolti noi, come il mondo occidentale, in una fase progressiva di sviluppo del capitalismo. E questo per noi ha significato il welfare state. Adesso si presenta non solo una questione di tagli, ma anche una prospettiva di digitalizzazione dell'insegnamento, da cui verrà fuori anche un insegnante diverso da prima. No? Dove la cosiddetta autonomia del docente, che in qualche modo gli conferiva anche questo status di corpo intermedio, viene anche parecchio indebolita se non viene meno. E allora è tutto da rivedere, ma è da rivedere dentro i processi reali, non è che da vedere rispetto o le categorie le facciamo diventare concrete nella lettura dei processi reali, o se no diventano schemi astratti che poi non riusciamo ad usarle. Ecco, questo semplicemente volevo dire. Quindi in questo senso Marx ha fatto un'operazione enorme, grandiosa, è passato da una teoria critica a una teoria generale, con capacità di guardare al futuro, come in genere fa la scienza, è predittiva, no? Dopodiché però calare questa teoria generale nel concreto dei processi reali è compito dei comunisti in ogni epoca, in ogni fase della storia, in ogni paese, eccetera, eccetera. E questo a volte l'abbiamo saputo fare, ma spesso a volte non, come dire, ci dilettiamo, rischiamo anche noi di essere un po' come gli scolastici del Medioevo, di fare lo scolasticismo del marxismo. E invece il marxismo è pensiero vivo, che viaggia insieme ai processi. Noi siamo tutti i giorni impegnati alla lettura dei processi. Abbiamo delle categorie valide, ma li dobbiamo, secondo me, sempre trasformare in pensiero politico che riguarda l'oggi e che è in grado di produrre prassi politica. E invece questo rischiamo, nello scolastica di sterilirci in qualche modo. E quindi queste aperture, secondo me, sono importanti. Anche il discorso della classe lavoratrice, secondo me, è importante, non per aumentare la platea, come fece il PC,
allora, ma per semplicemente per individuare, come dire, che la composizione di classe oggi è molto cambiata e su questo cambiamento bisogna intervenire. Niente, mi fermo qui. Sì, sì, no, diciamo, le posizioni emerse mi sembrano ormai chiarite, insomma, in questo contesto. Sì, anch'io, diciamo, quello che ho fatto, quello, secondo me la mia ricostruzione teorica va nell'orizzonte non di un'apertura, diciamo, a caso, ma di una sensata operazione di strumentazione teorica. Poi, chiaramente, uno ci può riuscire o meno questo. Diamo il nostro contributo e con questo ti ringrazio del tuo lavoro. L'importante, Roberto, è che questa ricostruzione non si risolva nel solito intervento tipico dei partiti della sinistra, per cui si lega, diciamo, al carro di tutta la piccola borghesia delle classi intermedie, anche quelle operaie, per fare poi gli interessi delle classi intermedie. Questo è un rischio molto grosso che si è verificato dalla scissione addirittura. Allora, ma io questo lo vedo benissimo e sono perfettamente d'accordo con te, che è un rischio più che reale, ma diciamo, il mio tentativo non era di far questo, insomma, era di cercare delle categorie proprio per evitare che diventi un indefinito allargamento senza criterio, ma che abbia dei punti critici intorno ai quali aggregare con delle prospettive determinate. Però il rischio che sollevi e anche, diciamo, il malinteso possibile che ci può essere, lo capisco benissimo, però insomma, non era questa la mia intenzione. Volevo chiedere un'altra cosa, Roberto. Il libro, il primo libro che hai scritto, come, cioè, la nuova traduzione, è stato pubblicato online da questa casa editrice di io ho scaricato una versione, no? Mi dice Napoli 2017, energia diversa da MC al quadrato. E questo qui il libro, oppure è uscito per la Città del Sole, quindi si trova tranquillamente in libreria. Tranquillamente è una parola un po' grossa, diciamo. Però scrivendo a loro tranquillamente mica tanto. Io l'ho provato a l'ho ordinato 2 anni fa e mi è arrivato dopo 3 mesi. Però non è che mi voglio fare pubblicità, ma perché me l'hai chiesto. Questo praticamente è la quarta edizione tedesca, quella che è tradotta da Cantimori, anche la tedesca. E queste sono le varianti. Sì. Ma dove lo posso? Cioè, dove lo devo ordinare? Questo lo voglio vedere, questo libro. Puoi scriverci una sulla chat qui, magari, dove poterlo prendere. Io proverei a sentire quelli della Città del Sole direttamente. La Città del Sole. Comunque, è anche su Amazon, in teoria su Amazon, se vai, c'è. È che costa, no, a me non me ne viene un centesimo, quindi non ve la rifate con me. Però costa uno stonfo, perché praticamente sono 2 volumi rilegati secondo il modello della vecchia MEOC, no? Quindi con la carta bella, con la rilegatura, cioè cartonati, eccetera, eccetera, col fanettino, quindi costano un'esagerazione. Quanto costa? 100 e qualcosa, non mi ricordo. Di cui a me viene 0, quindi non fare così, altrimenti è meglio che si distribuisca piuttosto che si... Ma vabbè, anche questa è una storia complessa, diciamo, di come è andata la pubblicazione di questo libro. Però secondo me cercando su internet si trova forse in PDF. Ma io qui ne ho questa versione che mi sembra quello che lì, insomma, che parla di, parla proprio di, fa riferimenti al lavoro che hai fatto tu. Questa l'ha fatta un tizio di Napoli, ma insomma se tu la guardi un po', la commenta, scrive 2 righe, poi ci scrive il commento in nota. Però è un po' un megalomane, ti dico la verità. C'è proprio tutto lì, c'è tutto proprio il primo volume, qua di... Sì, l'ho visto. L'ho vista anch'io su internet, però non è quella, non è la mia. Comunque non è questa, ok, vabbè, giusto per non fare confusione. Scania, ci sei? Sì, ci sono. Non so,
ci sono altri studenti, altrimenti loro anche con i bisogni fondamentali, diciamo, degli individui. Cioè, io direi che possiamo. Avrei altre 3500 domande da, insomma, sollecitazioni. Se volete ci possiamo vedere un'altra volta. Eventualmente possiamo iniziare a un'altra. Ecco, intanto ti possiamo invitare, abbiamo previsto il 30 di aprile di costruire una tavola rotonda sul marxismo e comunismo alla conclusione del ciclo di questi corsi da gennaio a aprile. E quindi intanto ti possiamo... cosa pensa Ascanio? Intanto lo possiamo già invitare, no, a partecipare a questa... Certo. Questa tavola di e poi magari vediamo se disponibile ci fa piacere. Però io non sono un grande amante delle tavole rotonde, ora non voglio fare l'antipatico, non è una forma che mi piace tantissimo. Allora eventualmente ritagliamo un'altra occasione. Vabbè, insomma, se si può fare un'altra cosa così, se volete, insomma, senza problemi. Vabbè, chiuderei. Che dite? Grazie Roberto, grazie a tutti, io vi saluto. Va bene. Hai da dire che cos'altro in conclusione, Roberto, altrimenti ci salutiamo così. Vi ringrazio per le domande, è stata una discussione molto interessante. Noi ringraziamo. Le domande dirette sono quelle che più ti costringono ad argomentare meglio, quindi insomma è stata una discussione, insomma, in cui si sono toccati punti fondamentali con buona argomentazione, quindi cioè, da parte mia sono contento, ecco, insomma, mi ha fatto piacere partecipare. Va bene, allora grazie a tutti, arrivederci. Grazie, buonasera. Grazie Roberto. Arrivederci, ciao a tutti. Grazie, arrivederci.